dall'amministratore delegato di una società dove c'è un altro socio a dirgli che cosa deve fare, a meno che questo non riguardi qualcosa di mio, cioè le mie azioni. Ma comunque sarebbe conflitto di interessi, perché se Banco Popolare, se io entra nel consiglio di amministrazione di Banca Italis, gestisce insieme a loro la cosa, quindi vuol dire che scavalca noi, noi che siamo fedenti, che ci abbiamo 0,0, loro che in quelle stanze buie, sa, anche con l'unghietta un po' lunga, cresciuta col panciotto davanti, magari si mettono lì a decidere che cosa fare e che cosa deve succedere. Non lo possono fare, è un atto arbitrario. No, loro diventano complici. No, caro, il mandato tu puoi anche non accettarlo, mi dispiace, ma il mandato non è un fatto che sono venuti con la pistola in fronte. Se qualcuno mi dà un mandato a fare qualcosa, io posso anche comunicare che non lo posso accettare, perché non mi è stato dato dall'assemblea dei soci. Questo è quello che devono fare loro. Ma poi lo vedremo. Allora, secondo quanto comunicato al mercato, tali operazioni di riorganizzazione, quelle di Italis, non comporteranno l'attribuzione del diritto di recesso agli azionisti della società. Hanno previsto tutto. Il ripristino del suddetto requisito di vigilanza, nel contesto della situazione di perdite sopra evidenziate, richiederebbe a tutti gli azionisti un significativo impegno di ricapitalizzazione, unito alla realizzazione di un nuovo progetto industriale. E qual è il problema? Mica vi siete spaventati di chiederci 700 milioni con 4 miliardi di problemi un anno fa? Fate adesso l'aumento di capitale. Voi non siete gli amministratori delegati di Banco Popolare o i direttori di Banco Popolare, voi siete gli amministratori di Banca Italis. La vostra prima priorità deve essere quella di rispettare gli investimenti dei soci. Voi non potete esprimere un concetto come lo esprimete dopo, dicendo e spingendo per l'offerta, come avete fatto anche nella lettera, ed invero altre iniziative di capital management che Banca Italis potrebbe perseguire nel prossimo futuro non sembrano allo stato soluzioni comparabili per portare la realizzabilità a quelle delineate da soggetti soci con i progetti insieme, con i progetti in esame. Perché insistete a prospettarci come l'unica praticabile? Siete CDA di Banca Italis o direttori esecutivi di Banco Popolare? Non è molto più conveniente per i soci tutti proporre un aumento di capitale che accettare queste rapaci proposte di alcuni soci che sono in evidente conflitto di interessi con la società? Che vendano le loro azioni sul mercato e se ne vadano. Loro se ne vadano! Bravo! Bravo! Il mio primo benedetto! Qual è il suo problema? Perché lei fa la... Di questo poi ne risponderà nelle sedi opportune, attenzione, mica solo qua. Lei non può ingannare i soci, perché Morgan Stanley ha sottolineato che l'adesione all'offerta costituisce la soluzione più concreta ed immediata per risanare la gestione sociale. Attenzione, questa affermazione è semplicemente falsa, fuorviante e tecnicamente scorretta. Voi mi dovete spiegare come può un'operazione come quella proposta essere più concreta e immediata di un aumento di capitale da realizzare entro il prossimo mese, quando l'altra operazione impiega un carattere di arzigogolamento, la costituzione di due società, poi nel frattempo i costi lievitano e l'attività si riduce, e chi paga? Paghiamo noi. Poi, e perché riduce l'attività? Riduce l'attività, ammortizzatori sociali, licenziati, i primi e i manager. Adesso, se non possiamo fare niente, puoi piare. Cassa integrazione! Oh! Esistono anche queste cose, eh! O mica sono, ci sono solo degli operai, ci sono anche per quelli che guadagnano 1,3 milioni. Mi raccomando, non li porti in Svizzera, perché il pignoramento lo vorrei fare in Italia. Bravo! Ecco perché non c'è. Tra l'altro conosco anche Bagherne, Nicola Bravetti, una brava persona che è stato per mafia, il presidente.
e voi avete rapporti con una banca, la banca Arner, quella del fondo Renar, il cui presidente è stato qualche mese fa arrestato per rapporti con il Turco, noto mafioso palermitano. Poi è stato revocato l'incarico dopo. Pensate un po' le vostre controparti. Usare termini più tranquilli perché non sono nostre controparti, no, mi permetta, scusate. Scusi, è la vostra controparte? No, è la controparte di Banca Italis. Solo quando conviene a voi? Io non sto parlando a Benassi persona, io sto parlando a Benassi presidente di Banca Italis. È una controparte che niente di personale. È una controparte che abbiamo ereditato. Non significa niente, io sto dicendo non è. E perché l'ha ereditata? Scusi, mi faccia capire. Lei si identifica in banca, perché Banca Italia si è cambiato quando è arrivata lei. Banca Italia è sempre Banca Italia. Certo. Lei è soltanto il rappresentante pro tempore. Siccome mi avvicina a qualcuno. No, non a lei, io avvicino Banca Italia. Non faccia come adesso, bambino. Adesso lo sto facendo. È uno specificato, non è lei il bambino, sono io. Perché ho rapporti con certe persone, non ne ho, non ne ho mai avuto. No, io parlo di Banca Italia. Posso dire altrettanto di altri. Sì, io ho parlato di Banca Italia. Non la metto sul consiglio di amministrazione, voi come voi rappresentanti di Banca Italis, niente di personale, lo chiarisco sin da subito. Tu scelgo. Allora, e per quale motivo questo vostro atteggiamento ricalca solo le direttive e gli interessi dei soci che hanno promosso l'OPA? Anche nel verbale del collegio sindacale si legge che la proposta del consiglio di amministrazione all'assemblea sia legittima. Cosa vuol dire legittimo? Conforme alla legge oppure buona e giusta? Perché viene presa in considerazione se per ripristinare il corretto parametro del requisito di vigilanza basterebbe raddoppiare il capitale? Siamo al 4, mi pare, no? La richiesta è 8%. E che so, 400-500 milioni, 600 milioni, 1 miliardo? In una banca pulita? Con tutti questi assetti, ma io sto riprendendo solo lui, guarda. Io solo lui riprendo. Voi no? All'altro un po' così. Chissà, secondo me comprate le azioni. Faccio una previsione. Ancora una volta, questo CDA si mostra mero esecutore del reale amministratore di Banca Italia.